riuscita a superare la fitta ragnatela difensiva attuata dal Casarano per portare a casa un risultato positivo. Lo 0-0 finale è frutto di una partita caratterizzata nella prima parte da una Ternana intenzionata a sbloccare il risultato e al tempo stesso abbastanza concreta, 3 o 4 le azioni di rilievo. Con il passare dei minuti la manovra rossoverde si è però appannata, soprattutto per le condizioni del campo e per la ricerca del gol a tutti i costi. Il Casarano a Liberati ha badato più alla sostanza che allo spettacolo, perché un passo falso avrebbe significato per i pugliesi la crisi più profonda. Con squadre che si chiudono e che attuano marcature asfissianti, la squadra di Claguna non riesce a ragionare come dovrebbe. Mentre la difesa è a posto, esiste una separatezza tra il centrocampo e l'attacco, dove Ghezzi è costretto a girovacare per il campo alla ricerca di palloni da portare in avanti. Inoltre si insiste a verticalizzare al centro, senza aprire sulle fasce. Le poche volte che i rossoverdi lo hanno fatto, gli avversari si sono trovati in difficoltà. La partita con il Casarano dovrebbe servire per meglio aggiustare gli schemi di gioco, soprattutto nelle partite interne, e adeguarsi ad avversari come quelli di oggi. Come abbiamo detto, le migliori occasioni la Ternana le ha avute nel primo tempo. Al 19° Raggi manca la conclusione. Poco dopo un cross di Caramelli è neutralizzato dalla difesa avversaria. Al 31° la Ternana usufruisce di un calcio piazzato per un fallo su Fares. Il tiro di Dermilio è alzato sopra la traversa dal portiere avversario. È lo stesso numero 7 rossoverde a calciare l'angolo. Raggi di testa corregge il tiro e Bruno, il portiere avversario, devia in corner. Questa è l'ultima azione di rilievo dei primi 45 minuti. Nella ripresa la Ternana sembra più stanca, non disdegnando però di portare scompiglio nella difesa avversaria, con Dermilio che costringe Bruno a salvarsi in angolo. Ancora il numero 1 pugliese respinge con i pugni il tiro dalla bandierina. La palla è recuperata da Consonni che spedisce sul fondo. Al 71° è Di Sarno a salvarsi in angolo su tiro di Di Baglia. Al 79° è nuovamente il portiere pugliese a mettersi in evidenza su tiro di Fares. Un pareggio, quello tra Ternana e Casarano, che per i rossoverdi, alla luce dei risultati delle altre squadre, poco ha cambiato in classifica, mentre per il Casarano può rappresentare una svolta. È un risultato che va a premiare la generosità con la quale abbiamo affrontato questa partita e soprattutto direi l'ordine tattico e la voglia di non subire solo passivamente il gioco della Ternana, ma cercare di ribaltare sempre l'azione in fase offensiva. Una partita nella quale abbiamo profuso molte energie nel primo tempo, quando abbiamo avuto le nostre buone occasioni, non siamo riuscite a passare in vantaggio. Al secondo tempo, poi man mano che passava il tempo, si è fatta sentire un pochino di fatica, si è perso un po' di lucidità. Tra l'altro il Casarano è una squadra ostica, io lo prevedevo, marcature asfissianti a uomo in tutte le zone del campo e quindi per noi è stato difficile passare. Sono sempre soddisfatto perché quando i giocatori ce la mettono tutta in campo per vincere, poi anche se non ci riescono, bisogna avere pazienza.